approccio molto buono del Pescara. Poi è cresciuta tantissimo l'Entella, che ha evidenziato i soliti limiti difensivi del Pescara, soprattutto in fase di transizione negativa. Dopo il 2-1 di Schenetti si è visto un grande Pescara che poteva anche vincerla. Sì, è vero, il Pescara ha fatto partito molto bene, siamo riusciti ad andare in vantaggio e purtroppo abbiamo sbagliato diversi contropiedi e la scelta dell'ultimo passaggio l'abbiamo sbagliata e lì potevamo anche raddoppiare. Poi invece c'è stato il pareggio ci hanno punito con questo gol in mischia, difesa schierata, il secondo gol ancora un tiro da fuori area con difesa schierata, che dove potevamo abbiamo perso una palla non da noi, insomma, però siamo riusciti a pareggiarla e alla fine sinceramente abbiamo avuto due palle gol importanti con De Marchi e Bocci, potevamo anche vincere. Sono d'accordo, soprattutto nel finale che si è rivisto un grande Pescara. Mi chiedo come mai ci è servito l'1-2 dell'Entella, del pareggio, e poi soprattutto con quei 20 minuti del secondo tempo dove attaccavano con troppa facilità la tre quarti campo del Pescara, hanno trovato il gol, poi da lì si è visto un altro Pescara. Ecco, dal campo, cosa è mancato al Pescara per la continuità nell'arco dei 90 minuti? Serviva il secondo gol dell'Entella? Ah, sicuramente abbiamo giocato contro una grande squadra, perché l'Entella è una grande squadra costruita per vincere, quindi, però anche oggi abbiamo dato una dimostrazione, insomma, di squadra importante, e sti ragazzi veramente gli ho fatto un applauso, perché anche con tanti abbiamo avuto anche diversi giocatori fuori, e sinceramente bisogna anche dire che siamo la squadra che forse ha cambiato più di tutti in questo girone. Oggi giocavano Memusciai Enzita della scorsa stagione, la scorsa partita solo Memusciai ha giocato, abbiamo cambiato veramente tanto, bisogna trovare un po' più di equilibrio, bisogna migliorare, lo sappiamo, lavoriamo per questo, contiamo il nostro percorso e basta. C'è un dato di fatto però che è oggettivo, anzi due, Matteassi, il primo che dalla trasferta di Pontedera, parlo di Montevarchi, la partita con il Montevarchi, il Pescara ha fatto 3 pareggi e una sconfitta, un rullino di marcia sicuramente non adatto a chi vuole vincere il campionato, e che con oggi sono 13 gol subiti, si va alla media di 2 a partita. Sì. Bisogna trovare la soluzione, d'accordo su questo? Certo, dobbiamo trovare la soluzione, perché 13 sicuramente, ma ripeto, l'ho detto anche prima, siamo la squadra che forse ha cambiato più di tutti, abbiamo 13 gol, abbiamo subito 13 gol, è vero, dobbiamo migliorare, abbiamo fatto 15 gol, siamo il miglior attacco insieme all'Ancona e alla Reggiana, questo bisogna sottolinearlo, e quindi... La Reggiana ha subito 3 gol. Sì, infatti la Reggiana è prima, e noi, ripeto... se si parla di Reggiana, la Reggiana ha un'ossatura importante già dalla scorsa stagione, noi abbiamo cambiato più di tutti, lo ripeto, quindi piano piano dobbiamo cercare di lavorare e continuare su questo percorso, che alla fine ci toglieremo delle soddisfazioni, come dico sempre. Io faccio le ultime 2 domande, poi do il microfono in studio, perché c'è Massimo Profeta, Fabio Ferraresi e Pierpaolo Marchetti. Tanto se facciamo un punto delle situazioni sugli infortunati, perché è difficile avere notizie durante la settimana, quindi vorremmo capire come stanno Rizzo e Drudi intanto. C'hanno dei problemini, Rizzo penso proprio che al 100% la prossima ci sarà, Drudi dobbiamo valutare in settimana, e sì, ci sono dei giocatori che stanno tirando la carretta dall'inizio e gli va fatto veramente un applauso grande. Posso fare una domanda a Matteassi, ex calciatore, non al direttore del Pescara? Oggi probabilmente era impossibile fare diversamente, perché con la squalifica di Diambo e l'infortunio di Rizzo erano contati i centrocampisti a disposizione, ma con il rientro di tutti nella partita contro la Fermana di sabato prossimo, il Matteassi giocatore lo vedrebbe bene un centrocampo a 3 che magari possa proteggere meglio questa difesa? So che è un po' difficile la domanda, però ci provo. Questa è una domanda che dovete farla, la faccio all'ex giocatore, la dovete fare al mister. Il mister sta lavorando tanto su come migliorare questa squadra, stiamo lavorando tutti, i ragazzi lo stanno seguendo al massimo, ci stiamo impegnando veramente giorno dopo giorno per cercare di trovare i giusti equilibri, ripeto, è una domanda che va fatta al mister, perché lui le vede tutti i giorni. Matteassi giocatore, ex giocatore, non mi vuole rispondere. Ma no, perché non è giusto, ognuno deve sempre ha dei ruoli e deve rispettare il proprio ruolo. Studio. Sì, no, vabbè, insomma, la priorità, lo diciamo ormai da una vita, migliorare l'organizzazione difensiva. Però cedo la parola a Pierpaolo Marchetti, una domanda per Matteassi o una considerazione? Ma intanto saluto il direttore, più che una domanda, in effetti è una considerazione, a parte il fatto che, insomma, è un peccato che una squadra che ha questa facilità enorme di andare in gol
non abbia ancora trovato un equilibrio, ma questo insomma, giustamente bisognerà lavorarci. Io stasera vorrei spendere una parola e vorrei che la spendesse il direttore sulla prova di Sorrentino, perché mi sembra in un momento difficile un ragazzo così insomma ha fatto una prestazione importante, dimostrando, a parte le qualità tecniche che si erano già intraviste quando aveva giocato, anche una personalità, perché stasera non era una partita, cioè era una partita in cui anche il risultato era importante, e invece mi pare che abbia fatto davvero, se la sia sbrigata davvero con la personalità. Sangue freddo, sì. Hai ragione. Enrico. Sì, Sorrentino l'abbiamo visto tutti, è un giocatore per il futuro del Pescara importantissimo. Aveva già debuttato con noi in Coppa Italia, aveva fatto bene, anche oggi in un campo difficile come quello di Chiavari ha fatto un'ottima prestazione, ma qui va fatto solamente i complimenti alla società, al presidente Sebastiani, al responsabile del settore giovanile, a chi l'ha scoperto, chi l'ha allenato, chi l'ha cresciuto, perché, ma non solo lui. Ci sono anche altri ragazzi che vengono dal settore giovanile del Pescara, e quindi vuol dire che il Pescara in questi anni nel settore giovanile ha lavorato veramente molto bene. L'ultima domanda per il direttore, che poi deve andare via. Sì, Fabio. Io direttore vorrei fare una domanda un po' più scomoda, e mi riferisco alla gestione di Galano, che sicuramente dopo le dichiarazioni che ha fatto anche ieri non è contentissimo. Secondo te era il caso di metterlo oggi negli ultimissimi minuti, o un giocatore comunque del suo carisma, della sua personalità, del suo curriculum potrebbe essere gestito un po' meglio? Quando si parla di gestire un po' meglio, secondo me prima bisogna capire, bisogna essere all'interno. Bisogna sapere come mai uno gioca e uno non gioca. C'è un allenatore che se manda in campo determinati giocatori le manda non perché uno è più bello, uno è più brutto, le manda per quello che vede durante gli allenamenti, lo vede magari per quello che uno ha fatto durante le partite che ha giocato. In questo momento c'è anche Clemenza, che Clemenza non penso sia l'ultimo arrivato. E le occasioni Galano ce l'ha avute, ma sono sicuro ne avrà anche altre, perché Galano è un giocatore che sappiamo tutti ha una qualità pazzesca, un giocatore importante per il Pescara. Però ripeto, se il mister fa determinate scelte sicuramente le fa per il bene del Pescara, non le fa per darsi la mazza sui piedi da solo, insomma. Sulle dichiarazioni di ieri? Dichiarazione di ieri, che è scontento, ci sono tanti scontenti, dispiace, è un giocatore di grande qualità, anche noi vorremmo che facesse la differenza e portasse più punti possibili a questa squadra, perché le sappiamo tutti Galano giocatore che cosa può dare a questo Pescara. Però alla fine cioè, ragazzi, ma non è per Galano, ma per tutti, le parole le porta via il vento, bisogna dimostrare con i fatti. È inutile parlare sempre di giocatori, deve giocare questo, deve giocare quest'altro, e non mi sto riferendo a Galano, attenzione, a tutti, bisogna dimostrare in campo. C'è un allenatore che se uno dimostra lo fa giocare, non lascia fuori i giocatori così tanto perché vuole lasciarli fuori. Quindi ripeto, Galano è un giocatore importantissimo per Pescara e sono sicuro che farà benissimo anche lui quando gli ricapiterà l'occasione. Però in questo momento nel ruolo suo c'è Clemente, sta facendo bene, non vedo problemi. Facciamo un applauso particolare a De Marchi, che oggi ha fatto una partita strepitosa. Io faccio un applauso a tutti, tutti questi ragazzi, soprattutto chi magari in determinati ruoli siamo un po' corti per via degli infortuni, che stanno tirando la carretta. Vedo Memushai che ha 36 anni, cioè, si allena come un bambino, ha la fame, la voglia di far bene come un bambino. Veramente vanno fatti i complimenti a questi ragazzi perché stanno facendo quest'ottimo percorso e sono sicuro che veramente faremo ancora meglio.